Ok, ci lasciamo alle spalle il pezzo a piedi sulla Tardia di Levante, là c'è il rifugio Gilbert da dove siamo scesi, lì c'è Sambuco dove fanno i canestrelli, là c'è una casa che non so, sarà di Lucifero, e qui c'è lo scollinamento del Tardia di Levante, cioè quello verso Genova, no, il Tardia di Ponente, quello verso Arenzano. Andiamo a dare un'occhiata, dai. Ok, scollinamento. 3, 2, 1. Scollinamento. Eccoci qua. Sono parole. Lì c'è il Tardia di Ponente, là c'è Arenzano e qui c'è il nostro sentiero. Noi giriamo di qua così ritorniamo verso Crevari, verso Genova. 5 minuti di pausa. Ok, discesa dalla Tardia di Ponente. Primo pezzo. Primo pezzo a rocce smosse di brutto. Ok. Io mi aspettavo i macchi, quelli belli. Ci dovrebbe essere due o tre punti che c'è qualche maccone di quelli grossi. Dovrebbe essere per qua. Eccolo qua uno. Oh, che bello, passarci sopra. Meraviglia. Chi c'ho dietro? Zimo? Zimo, sei tu dietro? Ah. Mamma mia, questo ragazzi. Ok, pedali qua, sulle rocche tu ma per tutto. Mamma mia, ragazzi. La telecamera lì non rende. Vorrei girarmi, ma per girarmi bisognerebbe fermarsi. E chi si ferma qua? E chi si ferma? Momento moviola. Ecco Zimo, minchia Zimo, spacca tutto, ci posa massa, l'ho presa forte, lascia andare e corre, vai alla pole. Vai Andre, tuo momento. Rocca d'uma per tuso. Hai fatto testamento? Porca boia, ragazzi. Porco boia! Minchia, oh, minchia, oh, minchia, oh. Dislivello paura da sta parte. Panoramica ciclopica. Vai. Tieni il peso lontano dai piedi, libera lo spirito. Molla tutto lì. Principio di galleggiamento di Pascal. Esatto, ma è così lo spirito. Vai, vai, vai. Là dobbiamo andare, con la conca, là c'è la separazione tra la terra di mezzo di Arenzano e la terra di mezzo di Genova. Noi andremo verso Genova. Va. Sono trovato paura guardando la mia bici. Mamma mia, che bestia. Allora, sono ripartito. Questo non è un sentiero per gli indecisi. Qua l'indecisione equivale alla morte. Qua o vai o sei andato. Olè, bella con la pietra lì piatta, ma spettacolo della natura. Che l'ha messa lì, ma guarda qua, ma guarda qua, ma vai di 200 di escursione, ma vai così, ma senti come fluisce l'olio, senti l'olio, i fluidi che si comprimono all'interno di un contenitore, ma vai. Qua ragazzi
ci vorrebbe uno che ti firma mentre arrivi. Ok. Ok. Grazie Demo per avermi levato tutti questi problemi. Olè. Mamma mia ragazzi, di che buco. Ok. Questo è un pezzo fantastico che preferisco. Le rocche d'Uma Pertuso. Eccolo qua, il casello daziale. Secondo me è stato un grave errore. Paghiamo Dazio qua ragazzi. Pensando di Dazio. E andiamo. Andiamo giù. Mamma mia che buco lì. Ok, gli escursionisti. Salve. Ciao. Ok. Olè. Eccola lì. La posa. Ne parlo sempre quando passo. È dove quelli, i camminatori posavano il sacco di carbone per non posarlo in terra. Lo posavano lì e poi lo riprendeva. Ok. Qua ragazzi c'è stato un momento di silenzio perché avevo bisogno di tutti i neuroni con il cervello per poter affrontare quella situazione. Sono bastati a malapena. Porca boia ragazzi. Qua ragazzi chissà sa, eh. Paura esci dal mio corpo perché non posso permettere che occupi giga dentro il mio corpo. Anche qua c'è stato un momento di silenzio, scusate, ma avevo bisogno di tutti i circuiti liberi e la centralina che non andasse in sovraccarico. Abbiamo fatto il vuoto dietro, eh. Non è un caso. Il DH ha fatto un vuoto dietro. Mamma mia, di nuovo qua ragazzi. Stiamo in campana, concentrati, morbidi e ottimisti. Morbidi e ottimisti, è questo il motto. Morbidi e ottimisti. Glauco non so cosa diavolo ha mangiato, mi ha dato una moto da trialloggio. Porca boia, lì che esposizione. Esposizione sinistra al pericolo. Fermiamo un attimo lì. Buon posto da foto, dai, ci fermiamo un secondo qua. Minchia ragazzi, questa è cattiva, questa è violenta. Poi eravamo là su in cima su quella cresta là. Ok, 5 minuti di pausa. Ok, siamo pronti a ripartire.
salire un casino da una posizione del genere. I bisonti bizzarrini. Vai, Gla, è il tuo momento. Che la discesa sia con te. Porca boia, ragazzi. Cominciata bene. Partenza freddo così. Non aiutano molto. Ole. Porca boia, che ciapo liscio. Wow. Ah, curva della strettoia. Ciappo mega galattico, tutto di botto. Porca boia. Ho saltato di punta lì. Mi sono trovato davanti un masso. Ho esagerato. Porca boia, ragazzi, guarda. Che macinamento. Che tritamento. Olè! Wow! Cavolo, qua l'ho presa con un po' troppa foga. Avrei dovuto mantenere più controllo lì, senza sgommare. Bello sto tunnel qua. Wow! Porca boia, bestia. Faust maledetto. Ragazzi, questo è un canyon. È un canyon cattivo. Non mi dovevo fermare. Chi si ferma qua è perduto, è spacciato. Mamma mia che buchi che ci sono qua. Mamma mia che passaggi. Ho ingoiato un moscerino, però... Qua l'anno scorso o due anni fa mi sono ribaltato e sono finito di sotto perché ho preso una traiettoria troppo a sinistra. Stavolta mi butto a destra. Non voglio finire cibo per le mosche. Ma sì, dai. Porca boia, ragazzi, qua è un massacro, eh. È un massacro per le braccia, per le articolazioni. Qua è da paura davvero. Qua. Cinque minuti di pausa. Ragazzi, uno qua non solo sogna neanche com'è la faccenda. È veramente cazzuta. Porca boia! Qua senza DH. Qua senza DH finisce al day hospital subito. Anche io. Ok, beh. Piccola pausa per recuperare le energie. Mica che mazzata che ho preso lì, ragazzi. Io non so di che cosa ho toccato, ma qualsiasi cosa non è più con noi. Non è più con noi sulla bicicletta. Non va a passarci là.
Ah, è vero, sì, qui c'è la variante. C'è quella famosa variante. La variante Ago di Pino. Lì ci ho dato una scodata per non toccare col cambio. Porca boia! Occhio che lì non si passa. Porca, ma come mai hai deciso di passare su quella rocca lì? Guarda che cazzo ho tirato giù. Cavolo, come mai hai deciso di passare lì sopra? Di qua. Di qua volevo passare. No, ma volendo di qua. Ci passi, però secondo me... Qua. Non l'ho alzato, ho preso sto bastardo qui. Se passi da sopra? Sì, sì, se passi da sopra basta che l'alzi un attimo, lo copi e scendi giù. No, l'ho presa male qua. Invece mi stupisco... Invece che prenderla qua l'ho presa qui, mi sei impuntata la ruota. Mi stupisco dalla tua audacia, un passaggio della Madonna questo. Cioè arrivi però di qua... No, no, ma si fa... Di lì. No, no, ma si fa, arrivi, l'alzi un attimo e lo copi. Ho fatto un errore di valutazione, minchia. Fattibilissimo. Medaglia al merito per l'audacia, ragazzi. Medaglia per l'eroe del giorno, ragazzi. Però si fa in terra era meglio, si va era bello. Hai acquisito una marea di punti lì però, con quel passaggio lì. Mica chi cazzo ti ferma più? Ragazzi. Che scariche d'adrenalina giù di lì, porca boia. Anche giù di lì è stata ostica la faccenda, eh? Porca boia, eravamo la sua. Ok, assaggiamo un po' la variante Peretti. Ah, interessante. Ci siamo evitati i due tornati che col DH non giri. Olè. Vabbè, tanta roba. Olè, olè, olè. Questo è il classico brigna della X rossa. Presa a tuono. Ma sì, si sente già l'aria delle frittelle di Crevari. Si sente, si sente. Ma eccoci qua, dai. Vabbè, qua è la classica, dai. Direi che siamo arrivati, fine giro Brigna, obiettivo raggiunto.